Hi everybody, 9000 giri, Luca, Mirko, ciao ragazzi, sei sempre qua, buongiorno, benvenuti, Alfa Rossa, Alfa Rossa, Kingsgate più Sema Rossa ragazzi, no? Ne abbiamo già avuto un'altra così, però bella bella, allora Giulietta, uno degli argomenti che più piace agli appassionati di preparazioni, sia estetiche che di motore, cosa avete fatto su questa? Allora qui abbiamo fatto per il momento, perché noi siamo, come al solito lavoriamo sempre step by step. Ogni tanto è capitato, arriva quello lì, voglio fare tutto, vabbè, comunque è meglio fare le cose un po' per volta, il cliente apprezza, capisce, evita degli errori, perché se uno fa fare tutto poi dentro nel tutto ci possono anche essere delle cose che potrebbero essere ragionate in maniera diversa, quindi di solito consigliamo di iniziare, può essere sul motore, l'assetto, l'impianto frenante, in questo caso l'estetica, quindi di motore per il momento non abbiamo fatto nulla, poi sicuramente verranno altri lavori, probabilmente riguarderanno il motore, quindi per il momento estetica esterna, perché poi l'estetica si divide in estetica esterna e estetica interna. L'estetica esterna se ne fanno sempre meno, cioè io mi ricordo tanti anni fa facevamo tantissimi lavori di estetica esterna per due motivi, perché le macchine erano meno rifinite di quelle di adesso, questo è un dato di fatto, e perché purtroppo c'erano molte più aziende dedicate o specializzate nella costruzione di particolari che adesso sono sparite, o hanno chiuso, o sono fallite. Il discorso estetica esterna è proprio, si è involuto, più che evoluto, si è accartocciato purtroppo, su se stesso. Però ci sono ancora delle belle aziende che fanno delle cose carine. Ci sono delle belle aziende, poche, e questo limita tantissimo, perché col proliferare dei modelli nuovi, delle case, però dei modelli nuovi fanno il passo. Ma non riescono. Diciamo che selezionano, per cercare di accontentare, selezionano i modelli più diffusi, quindi non so, Alfa Romeo cosa fanno? Giulietta e Mito, tanto per intenderci. Già la Giulia, la Stelvio, cioè le macchine un pochino più di nicchia, un pochino più particolari, è veramente difficile trovare dei kit estetici. O magari si trovano, ma si trovano per assurdo all'estero. Dove c'è una propensione alla spesa diversa, dove c'è una cultura ancora sulle modifiche, in questo caso estetiche, diverse. Da noi non dico che è passata la moda, però la gente ha modificato il tipo di richiesta su questioni più tecniche. Okay. Ancora c'è qualcuno, come in questo caso, allora riprendendo un po', questa è una Giulietta 1400 turbo benzina, non parliamo del motore perché non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto il kit estetico, questo qua è un kit estetico dell'Elvezia, un kit estetico non particolarmente costoso, però di gusto, cioè non eccessivamente vistoso. A me personalmente non sono mai piaciute le cose troppo vistose, perché diventano poi pacchiane. Allora è meglio fare poco, ma in maniera intelligente, in maniera non eccessivamente vistosa. Questo è proprio un po' la nostra filosofia. Questo estrattore posteriore, diciamo abbastanza, ecco, in questo caso importante, perché ha queste alettine sotto abbastanza marcate. Questo è il pezzo più vistoso dei tre, con i vani per l'alloggiamento degli sky, che in questo caso si può anche eventualmente modificare il tipo di terminale in un domani e farlo o con delle uscite più grosse, che siano appunto singole o addirittura doppie, quindi c'è lo spazio per poter modificare anche l'estetica dello sky. Tu sei per il sky. Terminale più grosso o per il doppio? Io doppio, te lo dico subito. Dipende dalla macquina. Allora, no, il doppio, però qui voglio dire che qui hai lo ci potrebbe stare. Qui ci potrebbe stare. Il doppio piuttosto. No, quello il ci potrebbe. Grosso, no, ci potrebbe stare. Su alcune altre macchine il singolo è il doppio diventa a volte troppo. Il vorrei ma non posso. Qui ce lo vedrai, però il doppio. Qui ci potrebbe stare, magari due. Sfalsato con noi di solito li facciamo con la parte più verso il centro, leggermente più esterna, e l'esterno, diciamo quello più esterno, arretrato, in maniera tale da seguire la curvatura del paraurti. Diciamo che se dovessimo farlo doppio seguirebbe un po' il concetto della Giulia quadrifoglio, okay. Questo è un po' va bene. Poi sono le bandelle laterali? Bandelle laterali molto, come dire, non eccessive, questo qua secondo me è un'ottima, a livello estetico, un ottimo prodotto, perché ci sono, ma sono veramente molto slim, molto non invasive. L'estrattore anteriore, che va ad aggiungersi, quindi non abbiamo fatto nulla di diverso se non aggiungerlo al paraurti originale, quindi fino qua il paraurti originale, noi abbiamo aggiunto questa parte qua sotto e
questa qua che si chiama estrattore o lama, chiamiamola come vogliamo. Poi abbiamo sostituito la griglia anteriore con il supporto per il logo, e direi che tutto sommato sì, cioè si vede che è modificata, ma non in maniera, come dico io, Pacchiani. Io ho sempre paura di fare le cose questa è molto equilibrata, mi piace. Ecco, mi piace. Ultimo tocco, che secondo me quello è la cosa più bella, sono i quattro cerchi da 18, questi qua sono della MSV, colore matte titanio, il colore esatto non me lo ricordo, comunque diciamo un 18 pollici con le relative gomme, perché prima la macchina aveva un 17 pollici con questi cerchi un po' anonimi, questi qua riprendono un po', sono molto belli e secondo me vanno bene solo sulle Alfa, perché è proprio il tipico cerchio. È un disegno Alfa. Disegno sì. Alfa. Quadrifoglio. Quadrifoglio, quindi bellissimo accostamento. Quello che suggerirò al cliente, che secondo me adesso... Vediamo se indovino cosa gli dirai. Abbassarlo un filo. Giusto? Un filo, esatto. Ma non tanta roba, però... No, però vedi che comunque c'è un'aria molto alta, soprattutto sull'anteriore. Adesso quanto tireresti giù, Luca? La metà. Tu hai quattro dita. Due dita. L'abbassiamo di due dita. Diciamo che la portiamo a questo livello qua. E quello è il giusto. Altra cosa che secondo me stona a questo punto, gli farei una verniciatura delle pinze rosse come la carrozzeria, e poi gli farei un lavoro sullo scarico. A livello estetico non toccherei niente di più, perché è bella, equilibrata. Ecco, altra cosa che ho dimenticato, vabbè, gli specchietti in carbonio. Bella. Ecco, la scelta, ecco, l'ultima cosa che volevo dire, qui avevamo due opzioni, perché i pezzi arrivano stampati a iniezione, che sono per noi che li montiamo, sono la soluzione migliore, quindi quando ci troviamo di fronte ai pezzi in vetro resina è molto più complicato, perché non ce n'è mai uno che vada su perfettamente, perché si modificano, cambiano a livello di montaggio. Questi qui sono perfetti, così come escono dalla fabbrica si montano. Le due opzioni sono: o si fa tutto nero e il cliente chiaramente risparmia, perché qui io li ho tolti dalla scatola, cioè il Mirko li ha tolti dalla scatola, li ha montati, paga solo quello che è la manodopera. O se no, l'opzione successiva è quella di verniciarli in tinta con la carrozzeria, quindi queste parti nere le possiamo far diventare rosse. Secondo me non ci sta male neanche il nero, e a quel punto a livello di spesa generale c'è un bel risparmio, assolutamente. Ok, Luca, so che tu hai altre due vetture da presentarci, sì. Però quasi, siccome me la sono gustata tanto, sì. E voglio se le facciamo in un'altra puntata, quelle altre due. Sì, perfetto, va bene, ottimo. Ok, ottimo, per cui saluto Luca e Mirko, ci vediamo alla prossima puntata, dove parleremo di uno scarico per una 500 Abarth giusto? Esatto. E una bella centralina sugli Pace. Esatto, sulla okay. Jaguar Pace. Ci vediamo alla prossima. Ottimo, ciao Frank.